È stato attivato a Roseto degli Abruzzi il primo progetto pilota di spiaggia inclusiva, un'iniziativa messa in campo dall'associazione Dalla Mia Parte, pensata per rispondere alle esigenze dei ragazzi con disabilità motorie gravi. Questo progetto mira a trasformare le esperienze estive di questi giovani in momenti di gioia e condivisione. Quello che vogliamo fare è spronare la comunità, il comune di Roseto e anche limitrofi, a dare una possibilità a tutti i ragazzi con disabilità motoria affinché possano andare al mare con tutte le agevolazioni che abbiamo noi normalmente. Questo progetto nasce dalla volontà di offrire loro un'alternativa inclusiva e rispettosa delle loro esigenze. Abbiamo attrezzato tre ombrelloni con una passerella che va fino alle docce e la stessa passerella arriva fino al mare. Insieme a questo abbiamo messo a disposizione delle famiglie due assistenti la mattina dalle 9 alle 13:30 che aiuteranno proprio le famiglie affinché i ragazzi possano stare in spiaggia normalmente come tutti gli altri. Come mi piace dire, diversamente normali, perché tutti hanno diritto di stare al mare. La spiaggia inclusiva rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche un impegno sociale per promuovere l'inclusione e il rispetto delle diversità. L'obiettivo è che ogni ragazzo possa vivere l'esperienza della spiaggia estiva come un momento di gioia e di condivisione, senza la paura di sentirsi diverso o limitato. Abbiamo proprio visto il sorriso dei nostri ragazzi che hanno trovato un'accoglienza proprio qui a Lido Lauretta con tutti i comfort. Hanno anche adibito una doccia proprio con la comodità di poter un doccino, per potersi fare una doccia tranquillamente come tutti gli altri, oltre che le passerelle, oltre tutta l'attrezzatura che è stata messa in campo sia da noi come associazione Dalla Mia Parte, sia come Lido che ha accolto pienamente il nostro progetto e l'ha appoggiato in tutto. Un progetto totalmente gratuito per questi ragazzi. Sì, l'associazione Dalla Mia Parte, grazie ai bambini delle Fate, con cui noi collaboriamo da più di un anno, cosa facciamo? Facciamo progetti. In questo caso il progetto è per i disabili motori e grazie ai bambini delle Fate che ci supporta, grazie alle aziende che ci sono venuti incontro donando, mensilmente un contributo proprio all'associazione per creare di questi progetti.